smarrito la strada, che cosa avrei fatto? Che cosa non hai fatto? Ultimamente hai scelto di stare sul pezzo, cavalcando l'onda del cinema, del solo fumetto americano. E che cosa ci sarebbe di male? Hai perso di vista la missione, hai ceduto alla lusinga delle views, e adesso dovrai espiare. Addirittura, espiare. E come? Dovrai realizzare un video che quasi nessuno vedrà e quasi nessuno commenterà. Di sicuro hai riconosciuto l'inizio del nostro dialogo. Nel nostro paese lo stanno dimenticando tutti. Persino gli operatori di fumetteria più giovani non l'hanno letto. Oh, ma questo è impossibile. Si chiama deriva commerciale ed è una cosa terribile. Mettiti al lavoro, rimedia i tuoi errori e forse, solo forse, sarà possibile evitare il peggio. Quale peggio e chi sei tu? È difficile rispondere, potrei dirti centinaia. Sigla di o andremo avanti in eterno. Buongiorno a tutti, purtroppo sono Filippo Altroquando e oggi parlerò di storia. Parlerò cioè di un classico che non solo è entrato nella storia del fumetto per qualità, intensità e significato, ma mi propongo di evidenziare quanto questo celeberrimo romanzo a fumetti sia stato fondativo e sia da ritenere l'antenato, davanti al quale togliersi il cappello, di tanta fuffa commerciale che oggi spadroneggia in saghe fumettistiche, videoludiche, cinematografiche, televisive e quant'altro. Un capolavoro che, nonostante i segni del tempo, non sarà mai datato, ma che oggi sembra essere sempre meno conosciuto dalle generazioni più giovani. Sto parlando de L'Eternauta, di Héctor Oestereld e Francisco Solano López, pubblicato in Argentina tra il 1957 e il 1959 su una rivista antologica e arrivato in Italia solo nel 1977, pesantemente rimaneggiato sia nel comparto grafico per adattarlo agli standard delle riviste nostrane che nella traduzione in lingua italiana. Penso comunque che dovremmo essere grati all'editoriale Eura e alla rivista Lancio Story che a suo tempo sdoganò nel nostro paese il fumetto argentino, quello che in patria è chiamato historieta. L'Eternauta, nella sua versione originale, recuperata in anni recenti dopo una lunga assenza editoriale dalla 001 Edizioni, ha un'impostazione della tavola per noi italiani inconsueta, un formato a bandiera esteso in senso orizzontale. Parliamo quindi di un fumetto scomodo, sotto molti punti di vista. Non solo una storia di fantascienza piena di tensione, ma una metafora e un atto d'accusa tragicamente profetico. Infatti nel 1977, lo stesso anno in cui la sua opera veniva tradotta in Italia per la prima volta, l'autore Héctor Oestereld veniva prelevato da una squadra militare e scompariva nel nulla, come già successo a due delle sue figlie. La terza seguirà la sorte della sua famiglia pochi mesi dopo, facendo crescere il numero di quelli che oggi ricordiamo come desaparecidos, vittime della cosiddetta guerra sporca della giunta militare argentina che imprigionava, torturava e cancellava dal mondo chiunque fosse anche solo in odore di attività non allineate al regime dittatoriale. L'Eternauta, con tanti anni di anticipo, parla proprio di questo, della nascita di una dittatura, della separazione violenta di una famiglia e degli sforzi eterni, forse utopistici, di salvare il mondo. Tutto inizia come un racconto di fantasmi. Buenos Aires, un giorno imprecisato del XX secolo. Germán, un autore di fumetti, siede al suo tavolo di lavoro.
quando sulla sedia davanti a lui si materializza la figura di un uomo. Potrebbe fuggire terrorizzato, ma non lo fa. Dopo qualche domanda, ascolterà la storia di quell'uomo apparso dal nulla, che, in fin dei conti, è la rappresentazione della sua ispirazione artistica. L'uomo si definisce un crooner, un nome datogli da un filosofo sul finire del XXI secolo, una parola che, in una lingua che ancora non esiste, significa vagabondo dell'infinito, eternauta. Dice di avere vagato nello spazio e nel tempo per lunghissimi anni, ma di essere originario del pianeta Terra, proprio di Buenos Aires. Dice di avere attraversato i secoli alla ricerca di qualcosa, qualcosa che ancora non c'è dato sapere e che ha bisogno di riposare. Ed è così che comincia a raccontare la sua storia. Di quando era un uomo come tutti gli altri, proprietario di una piccola fabbrica, e di una sera in particolare, trascorsa a consumare nella soffitta di casa sua il rito della partita a carte con tre vecchi amici, mentre la moglie, Elena, e la figlioletta, Marta, si erano già ritirate per la notte al piano di sotto. Si chiama Juan Salvo, anche se la prima edizione italiana modificò il suo nome in Juan Galvez. E il rito rilassante della partita, a volte a ramino, a volte poker, non viene disturbato troppo dalle notizie confuse che arrivano via radio. Il notiziario parla di un aereo caduto, e di un'esplosione e di strani disordini. I quattro giocatori non ci fanno più caso di tanto, ma un tratto va via la luce e si accorgono che fuori sta nevicando su Buenos Aires, dove non nevicava dall'inizio del secolo. State zitti, ascoltate! Sta accadendo qualcosa. Guardate, non è possibile. No, no, non aprire, Lucas! C'è qualcosa nell'aria, come se stesse nevicando. È vero, guardate, è neve fosforescente. Deve essere la polvere radioattiva di cui parlava prima la radio. Bisogna chiudere tutto, chiudere bene. Il telefono non funziona. Devo andare a casa. Editha, i piccoli sono soli, avranno paura. Non puoi uscire, Polsky. Devo uscire invece, devo. Lasciami! Fermati, fermati, non aprire! Lasciami, devo andare! Editha, i bambini! Chiudi, Lucas, presto, chiudi la porta! Devo andare a casa! Edith, i bambini sono soli! Neve assassina, un'arma di distruzione di massa che presto si rivelerà essere il primo attacco sferrato da un invasore alieno. Chi comprende il pericolo in tempo si asserraglia in casa, mentre le strade si riempiono di cadaveri. La scena dell'isterismo e della morte di Polsky a me ricorda un episodio del racconto The Mist, la nebbia, che Stephen King avrebbe scritto decenni dopo e dal quale il regista Frank Darabont ha tratto un bellissimo film. In quel caso la nebbia si rivela un portale da cui filtrano da un'altra dimensione creature lovecraftiane affamate di carne umana. Della gente si barrica in un emporio e una donna, una madre, è in pena per i suoi bambini lasciati soli in casa per pochi minuti per andare a fare una commissione. Nessuno la scorterà. Da sola si avventura nella nebbia e il racconto di King non ci dice che fine farà, ma è lecito supporre che non si tratti di una bella fine.
Le notizie che arrivano dalla radio, come nella Notte dei morti viventi di Romero del 1968, non sono rassicuranti per i protagonisti in trappola. Il problema è planetario. Poi le informazioni cessano. Ma quella che sembrava neve radioattiva, in realtà è solo neve velenosa. Presto i protagonisti se ne accorgono. Ed è One. Il primo a tentare una sortita all'esterno per cercare generi di prima necessità e dare un'occhiata in giro. E lo fa indossando una tuta di gomma e un casco da sub, una tenuta protettiva rimediata con il materiale reperibile in casa, che oggi è diventata una vera icona pop, quasi fosse il costume di un supereroe, sebbene One lo indossi soltanto nella prima parte della sua avventura. La tuta viene ideata da Favalli, chiamato Ferri nella sua prima apparizione italiana, un professore di fisica pragmatico e dalla mente fredda che in breve diventa il leader dei sopravvissuti e ne stabilisce le priorità. Prima ancora di cercare cibo e acqua, Juan dovrà trovare delle armi, perché in quella situazione molto presto non ci si potrà fidare di nessuno. Era il 1957 e con poche pagine Ostereld e Solano Lopez gettavano i semi per un secolo di storie, fumetti, film e serie televisive basati sullo scenario che oggi chiamiamo survival horror. Gli stessi confini etici sono subito messi in discussione. L'unica cosa che conta è la sopravvivenza, e questo molto, molto prima dell'avvento di titoli oggi popolarissimi come The Walking Dead. Ma abbiamo la tuta, possiamo uscire e tentare di salvare qualche altra vita. Non lo credo, anche se fosse possibile. Non dobbiamo farlo. Lo potremo tentare quando saremo riusciti ad assicurarci la sopravvivenza. Ma adesso non possiamo mettere in pericolo la nostra vita per salvare quella degli altri. È atroce sentirvi parlare così. Cercate di capire, Elena. Costa pensarlo. Ma ormai siamo tornati a un'epoca selvaggia e ogni gruppo deve pensare a sé. La scena della spedizione di Juan, avvolto dalla tuta di gomma, nel panorama innevato e costellato di cadaveri, è un incubo terrificante che rimane stampato nella memoria. Ma presto la situazione peggiora. La gente rimasta in vita comincia a morire e non è più la neve a uccidere, ma qualcos'altro, qualcun altro, mentre dal cielo iniziano a piovere oggetti luminosi non identificati. È un raggio ardente che ricorda tantissimo quello della Guerra dei Mondi di Wells, toglie ogni dubbio su cosa stia succedendo. È una guerra di logoramento, dove spesso le armi del nemico non sono subito riconoscibili. È inquietante vedere come a un certo punto del racconto Ostereld faccia rifugiare la sparuta resistenza terrestre in uno stadio, un luogo che di lì a pochi anni sarebbe diventato uno dei simboli dell'orrore del golpe militare in America Latina. Per prima cosa gli oppositori venivano confinati proprio negli stadi, adibiti a campi di concentramento, in realtà dei mattatoi. Per Juan Salvo e compagni diventa una roccaforte da difendere strenuamente, un po' come la prigione in The Walking Dead, un altro archetipo quindi, ma soprattutto la visione profetica del tristemente noto Stadio Cile di Santiago, solo per nominare quello in cui, tra le centinaia di altri innocenti, fu trucidato il poeta e cantautore Víctor Jara. Vittime di una ferocia liberticida che si fa fatica a credere possa essere nata sul nostro stesso pianeta. Ed è allora che arrivano i mostri. Prima questa ondata di insetti giganti simili a enormi cimici, poi è il turno degli umanoidi, creature molto simili ai terrestri, ma con 13 dita per
per ogni mano reclutatori di esseri umani trasformati in automi mediante l'inserimento alla base del collo di un congegno che, dal punto di vista estetico e concettuale, anticipa certe visioni del cinema di David Cronenberg. Un dispositivo che sembra sia tecnologico che organico, che si insinua nel corpo delle vittime attraverso una serie di pungiglioni, uccidendoli e rendendo i loro cadaveri dei robot da usare come miliziani. Ma questi mostri, questi umanoidi, per quanto pericolosi e temibili, come Wan e i suoi compagni scopriranno, non sono i veri invasori. Sono rappresentanti di pianeti già colonizzati, a loro volta violati, ridotti in schiavitù e usati come truppe d'assalto per ulteriori conquiste. Strumenti di una razza aliena, potente e imperialista, che conosceremo soltanto come loro, e che nessuno riesce mai a vedere, nascosti dietro la manipolazione di altre etnie, messe l'una contro l'altra, mentre la superpotenza muove le fila da dietro le quinte e se la ride al sicuro. Continuare a raccontare, sia pure per linee generali, la trama dell'Eternauta non avrebbe senso. Non parlerò subito del finale, per quello ci sarà una parte spoiler che prima di iniziare segnalerò. Se non avete ancora letto l'Eternauta, è meglio che lo facciate sapendone il meno possibile. Per quanto il suo finale, sconvolgente per l'epoca, è oggi talmente iconico che potrebbe anche essere intuito da un lettore smaliziato. Mi limito a ricordare che qualche anno fa, quando in tanti seguivamo la serie TV Lost e ognuno faceva le sue teorie sui mille misteri, un mio amico, l'attore e scrittore Davide Nia, disse: «Secondo me Lost finirà come l'Eternauta». Non disse esattamente così, usò parole più precise che io non ripeto perché sarebbe già spoiler. Ad ogni modo, le cose non andarono così. Lost ebbe un finale completamente diverso. Ma mi piace ricordare questo aneddoto per rimarcare l'iconicità del finale del capolavoro di Oesterheld, che avrebbe avuto da allora tante varianti e imitazioni. Vale la pena spendere qualche parola sul remake dell'Eternauta, realizzato dallo stesso Oesterheld nel 1969 su commissione della rivista argentina Gente e disegnato stavolta dal grande Alberto Breccia, da non confondere con il figlio Enrique Breccia, anche lui artista stratosferico e dallo stile molto personale. Il rifacimento segue sostanzialmente la stessa trama, ma con un approccio molto più sintetico e, insomma, un graphic novel molto più breve senza il respiro dell'originale. Bisogna dire anche che il pubblico del tempo non gradì questa riscrittura e l'editore costrinse Oesterheld e Breccia a terminare il lavoro in fretta e furia. Perché non piacque? Principalmente perché il disegno di Alberto Breccia per l'epoca era troppo sperimentale e non fu capito. Inoltre la sceneggiatura di Oesterheld, sia pure fedelissima all'originale nella trama, cercava di essere più cruda, più violenta, ed evidenziava i sottotesti politici. Viene fatto chiaro il riferimento al ruolo delle superpotenze terrestri che hanno concluso un accordo con l'invasore alieno, pagandogli tributo e cedendogli alcune zone geopolitiche. C'è da dire che quasi mai il chiarimento dei simboli fa bene alle opere, e spesso l'allusione e il mistero rendono di più. Il lavoro grafico svolto da Breccia è comunque qualcosa di meraviglioso. Breccia utilizzava pennelli, retini, collage. Prendiamo per esempio l'episodio della morte di Polsky sotto la neve, quello che ho teatralizzato all'inizio del video. Nel remake la scena è molto più veloce, ma resa graficamente in un modo che è un colpo al cuore. E se pensavate che Frank Miller, creando Sin City, avesse fatto la rivoluzione, andate a recuperare tutto quello che trovate firmato da Alberto Breccia, compreso il remake dell'Eternauta, edito in Italia dalla Comma 22.
Hector Osterheld ci ha donato molti capolavori, ma è l'Eternauta che è diventato nel mondo il simbolo del fumetto argentino. Come dicevamo, l'autore fu fatto sparire nel 1977. Prima e dopo di lui sparivano le sue figlie, che erano attiviste politiche, e due di loro, al momento della scomparsa, erano incinte. Osterheld non si occupava dichiaratamente di politica, eppure oggi, rileggendo i suoi fumetti, si parla di visione profetica. Parliamoci chiaro: Osterheld non era un indovino, non c'è nulla nella sua vicenda di miracoloso o di paranormale. Non si tratta neppure di fatalità. L'arte guarda la vita. E può scegliere di rappresentare il clima che percepisce, i propri timori, i propri incubi sociali, oppure fungere da distrazione, che ad anni di distanza dalla tragedia politica che avrebbe investito gran parte dell'America Latina, la sua opera ci ricordi i quadri profetici dipinti dal pittore veggente della serie TV Heroes, ci deve fare riflettere, riflettere sulla realtà e sulla funzione dell'arte. Detto questo, saluto chi ha avuto la pazienza di seguirmi fin qui, perché ora sto per parlare del finale dell'Eternauta. Vi invito a commentare, a dire la vostra, ma soprattutto a scoprire questo grande fumetto se ancora non avete fatto questa esperienza. A presto, e ora parliamo del finale. A suo tempo, il finale dell'Eternauta lasciò sgomenti i giovani lettori per la sua amarezza e nello stesso tempo per la sua tragica poesia. Dopo tante avventure, Juan, rimasto solo con la moglie e la figlioletta Marta, riesce a impossessarsi di una nave aliena. Nel tentativo di farla funzionare, però, combina un guaio serio. Aziona un macchinario che non è in grado di comprendere e scatena una forza irresistibile, una luce accecante che lo separa dalla sua famiglia e lo scaraventa lontano. Siamo tornati al presente, nello studio del fumettista Germán, cui Juan, ora trasformato in un essere galattico che viene spinto avanti e indietro nel tempo e nello spazio, si è materializzato. Juan racconta di avere cercato la moglie e la figlia per un tempo che a lui sembra eterno, visitando mondi inimmaginabili, epoche remote, sbattuto da una dimensione all'altra dalla forza aliena che ha scatenato. Germán, a quel punto, chiede finalmente a Juan quando, in quale arco di tempo sono accaduti gli eventi che ha appena raccontato. Juan gli dice una data che noi non udiamo, ma Germán sussulta e risponde: non è possibile, quel giorno è oggi. La storia si conclude con Juan Salvo che comprende di essere rientrato nel proprio spazio-tempo, una data in cui la moglie e la figlia si trovano ancora a casa. Lascia di corsa l'abitazione del fumettista e fugge via. Germán lo insegue e da lontano vede che si è davvero ricongiunto con la sua famiglia. Ma quando lo raggiunge, Juan non lo riconosce più. Non ha più memoria di quello che ha vissuto, è rientrato a far parte della sua originaria linea temporale ed entra in casa, felice con la sua famiglia. Germán esita presso la casa, facendosi mille domande. Poi vede avvicinarsi qualcuno, tre uomini che, da alcuni dettagli, riconosce come gli amici con cui Juan giocava a carte la sera in cui tutto iniziò. Li vede entrare mentre scende la sera e a un tratto, a freddo e guardando in alto, gli sembra di scorgere un fiocco di neve. Quello che l'Eternauta ha raccontato sta per accadere. Vi avevo detto che Osterheld si chiamava Hector Germán. Al tempo sconvolgeva l'idea di quest'inferno circolare, un eroe suo malgrado intrappolato in un loop temporale, condannato a rivivere per sempre lo stesso dramma. Dava anche un senso finale diverso al titolo del racconto,
l'Eternauta, e suggellava una parabola pessimista mostrando una realtà disperata per la quale vale comunque la pena di lottare. Perché anche se niente cambierà mai, quelle che contano sono le scelte che fai finché sei in vita. Nel remake disegnato da Breccia, il finale è leggermente modificato, la data è vicina, ma non è proprio lo stesso giorno e German, ormai dichiarata controfigura dell'autore, spera che, raccontando al mondo la storia dell'Eternauta, il corso degli eventi possa cambiare. Esistono in realtà diversi seguiti dell'Eternauta, di cui solo il primo sequel è firmato dallo stesso Ostereld. Il successo di questo romanzo fumetti fu tale da indurre l'autore a immaginare uno sviluppo diverso e ad aumentare i riferimenti politici. Il seguito non è spregevole, ma va a intaccare quella perfezione a orologeria che è, a mio parere, il primo e unico Eternauta. Quindi, pur essendo interessanti, i seguiti meritano la lettura, ma considerandoli come delle possibili declinazioni di un grande romanzo completo in sé. Ancora una volta invito chi non ha letto quest'opera a colmare la lacuna. Lo so se siete ancora qui ad ascoltare la parte spoiler o lo avete letto o magari conoscevate il finale di fama. In ogni caso leggetelo e rileggetelo. E vi lascio con una citazione. Quando Juan incontra per la prima volta Alberto, uno dei suoi alleati, gli chiede come ha fatto a sopravvivere. Alberto risponde: leggo molto. Anche questa battuta non è stata scritta a caso. Diceva Don Lorenzo Milani che se voi lavoratori conoscete solo 200 parole e i padroni ne conoscono 2000, non potrete mai tenere loro testa. Ed è per questo che ogni volta che inizia una dittatura si bruciano i libri e le persone più sveglie scompaiono. 30.000 desaparecidos, secondo la stima ufficiale. Una procedura standard dei regimi liberticidi, scientificamente mirata a sradicare intere generazioni di anche solo potenziali oppositori politici. Un modo per manipolare la cultura, il pensiero corrente, stroncando vite umane, cancellandole. Hector Ostereld è stato una di queste menti pensanti che per qualcuno andavano rimosse dalla storia. Non permettetelo. Leggete le sue opere, se ancora non l'avete fatto. Scoprirete che i fumetti non sono una cosa seria. Sono un linguaggio, e il linguaggio serve a dire e a pensare tante cose. Sceglieteli bene e difendete i vostri sogni. A un altro quando. Ha 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 ha!